Buonasera a tutti e grazie per questo invito, è un'occasione per me molto stimolante. Sono felice di essere qui a Torino, con il rettore ci eravamo già incontrati, sono molto felice di essere qui con Lucio Caracciolo, che leggo da tanti anni, perché come è stato ricordato mi occupo di difesa da un po' di tempo, quindi in realtà l'IMES è una pubblicazione, diciamo, che ha seguito in questi anni anche il mio percorso. Avevo preparato, da insegnante di lettere, anche quindi diciamo come memoria di studentessa un po' secchiona, una relazione che discuteva rispetto alle diverse tesi presenti nel libro, metteva a confronto i vari spunti, però mi sembra molto più interessante, forse perderà un po' di organicità il discorso, ma credo che alla fine risulterà più vivo, mettere da parte gli appunti e provare a rispondere agli stimoli molto interessanti che nelle introduzioni sono state date. Perché ci sono delle domande di fondo a cui giustamente deve rispondere un politico, e quindi non faccio l'analisi del testo, ma vi consiglio di leggerlo perché ci sono spunti interessantissimi sull'Iran, sulla Turchia, su tutta la situazione del Medio Oriente, ed è molto interessante questo fatto, appunto, che si pongano poi a confronto anche diversi punti di vista. E proverò a rispondere o a dare la mia interpretazione o a dare, anzi, la mia traduzione di come nell'azione di ministro cerco di rispondere alla domanda di fondo che troviamo nell'editoriale di Caracciolo che apre questa pubblicazione. Tutta quest'area sta tornando all'obessiano stato di natura? Questo disordine che si è creato può riavere un ordine? Quando, dopo che si è dissolto l'impero ottomano, si è deciso, imponendo un po' un modello, di dare, diciamo, l'imprimatur di stati nazionali su quello che era stata la formazione dell'Europa dopo la pace di Vestfalia, anche a quell'area, è stata una scelta in cui abbiamo individuato noi dei confini dentro i quali poi non potevano riconoscersi queste culture, queste popolazioni? Sono domande estremamente ampie, fino ad arrivare a quella, se vogliamo, più diretta al Ministro della Difesa. Ma l'ISIS sta vincendo? Se potrà sedere o meno all'ONU lo chiediamo al Ministro degli Esteri, diciamo che non è materia mia, ma ovviamente colgo la provocazione e ci sorrido. Però queste sono domande effettivamente a tutto tondo, e non c'è dubbio che nei percorsi che abbiamo visto in questi anni, sempre guardando forse alcuni avvenimenti con occhiali troppo nostri, abbiamo via via salutato eventi come grandi passaggi importanti, che però poi si sono trasformati invece in rischi. Sono state citate le primavere arabe, abbiamo immaginato che l'ondata di democrazia, che i social network avevano entusiasmato i giovani, potessero essere un percorso facile verso la costituzione di stati più simili, per quello che riguarda la sensibilità dei diritti, a quelle che sono gli stati che viviamo noi. In realtà quello che è stato prodotto, a parte la Tunisia, che poi è particolarmente sotto attacco da parte dell'ISIS proprio per questo, però a parte la Tunisia, che ha trovato un suo percorso ma che aveva anche una storia particolare, in Egitto siamo tornati con un presidente che ha un'esperienza militare e di fatto, diciamo, tutte le principali leve del potere, ancorché poi passate dall'elemento elettorale, però sono tornate a mettersi in mano, diciamo, all'uomo forte, a chi comunque in quel senso poteva dare una risposta di sicurezza rispetto a quella desiderio di democrazia che però si era trasformato in una situazione di totale caos per l'Egitto. Allora, da un lato è certo che noi sbagliamo quando proviamo a
quando leggiamo questi fenomeni soltanto con i nostri occhiali. Così come però penso che sarebbe sbagliato immaginare che alcuni processi che oggi vediamo essere particolarmente forti siano inevitabili per sempre. In questo momento noi assistiamo ad un conflitto fra sciiti e sunniti che è fortissimo, che è un conflitto che poi diventa anche, diciamo, amicizie e nemicizie tra stati, che spinge poi a alleanze o comunque a intese particolari come quella che è stata citata fra l'Arabia Saudita e Israele, ma non è sempre stato così, cioè la divisione fra sunniti e sciiti esiste, diciamo, storicamente da poco dopo la morte di Maometto, ma non è sempre stato così, cioè ci sono stati periodi in cui la conflittualità era minore. E immaginare che si possa usare per queste situazioni, come un po' in passato è stato fatto, c'è sempre stato un po' il conflitto, il confronto con chi riteneva che l'hard power fosse l'elemento, diciamo, la strategia da utilizzare, e chi invece diceva il soft power. Così come c'è chi oggi si fa fautore molto forte dell'elemento dell'elemento legato alla sicurezza, quindi che dice qualsiasi soluzione la decidono gli stati e la cosa più importante è la sicurezza, e chi ancora invece dice l'importante sono i diritti umani. Io credo che fra gli antipodi che in qualche modo possono a volte essere stati rappresentanti di queste posizioni, noi dobbiamo cercare una via più pragmatica, che non pensi ineluttabile la deriva fondamentalista o alcune divisioni che oggi ci sono, nello stesso tempo che non tenga conto del fatto che oggi l'esigenza di sicurezza è un'esigenza che è diventata prioritaria, certamente non soltanto per noi, ma anche per tutti quei territori. Come nella mia attività come Ministra della Difesa, ho visitato tutti i paesi del Nord Africa, vado spesso nei paesi del Golfo. La preoccupazione rispetto alla diffusione dell'ISIS, che loro chiamano Daesh, è ancora più forte, veramente fortissima, proprio penso agli Emirati, penso all'Egitto, di quanto noi stessi percepiamo, perché ci rendiamo conto della tipologia di possibile di nemico che si sta configurando e di possibile espansione di questo nemico. Così come, e qua io credo che dobbiamo anche guardare a degli errori che abbiamo fatto in passato. Io adesso non vorrei discutere se sia stato giusto o meno intervenire in Libia. Il caos in Libia si è creato precedentemente all'intervento militare, nel senso che in Libia c'era comunque una guerra civile. Ma quell'intervento, così come, se vogliamo, un'uscita dall'Iraq un po' troppo precipitosa, in realtà è un intervento in cui non hai analizzato bene il precedente, e sicuramente non hai preparato il dopo. E questo me lo insegnano i militari che vedete qui seduti davanti a voi, ancora prima, diciamo, che la mia sensibilità. L'utilizzo dello strumento militare, cioè l'opzione militare, non è mai la soluzione del problema, né può essere il fine. È un mezzo che tu puoi decidere essere necessario in alcune situazioni e che devi calibrare sulla base di certe situazioni, ma senza un prima e un dopo, questo mezzo risulta totalmente inefficace, anzi può provocare disastri peggiori. Allora, noi attualmente come stiamo cercando di mettere un po' di ordine per quella parte di responsabilità internazionale che abbiamo? E io dico neanche tanto piccola responsabilità, perché pensate, l'Italia, pur non essendo una grandissima nazione, è la nazione che dà il numero maggiore di truppe tra i paesi occidentali alle missioni dell'ONU.
Siamo fra la seconda e la terza nazione, e dico fra la seconda e la terza perché a seconda dei momenti siamo secondi, in altri momenti terzi, per quanto riguarda la contribuzione alle missioni NATO. Siamo la prima nazione per quanto riguarda la contribuzione alle missioni europee. Quindi, da questo punto di vista, credo che stiamo gestendo con responsabilità quel pezzo di sicurezza che ci è assegnato. Qualcuno potrebbe dire, non è forse un po' troppa? Io non lo credo, perché la scelta chiara dell'Italia e di questo governo anche è che oggi sarebbe impossibile immaginare di gestire la propria sicurezza senza agire nei consessi internazionali nel quale tu sei, sia per l'ampiezza della minaccia, sarebbe assolutamente assurdo immaginarci da soli. Pensate, avete appunto detto quale potrebbe essere l'area di espansione del califfato, oppure o comunque del fondamentalismo islamico, che tocca aree dall'Africa all'Afghanistan, passando per tutto il Medio Oriente, così ampie che sarebbe assolutamente impensabile immaginarsi da soli, sia perché esiste anche una storia di paesi. Se noi guardiamo l'Europa, sì, la Francia è più interventista, l'Italia e la Germania sono sempre più caute, c'è però anche una storia e ci sono delle costituzioni che danno condizioni diverse. Quindi l'approccio italiano è sempre stato, e lo confermo, un approccio che non tende ad agire da solo, ma tende ad agire all'interno di decisioni di consessi internazionali nei quali l'Italia appunto fa la sua parte, la fa con anche grandi capacità. In Libano, dove abbiamo visto terribili attentati, ma la parte di territorio affidata alla missione UNIFIL, che era quella di impedire che si riaprisse il conflitto fra Israele e Libano, con tutte le difficoltà del caso, è però una parte di territorio, per come può essere, diciamo, date le condizioni circostanti, però tranquilla, dico le condizioni circostanti o anche le condizioni dei profughi, perché il Libano ha una quantità di profughi che sono circa un quarto della popolazione complessiva. Con un lavoro, leggendo il nuovo ordine mondiale di Kissinger, ad un certo punto c'è il racconto di come durante la pace di Vestfalia le delegazioni dovessero entrare da porte diverse per evitare appunto l'incontro precedente. E questo ve lo racconto perché in Libano i nostri militari fanno esattamente così. Dato che i libanesi e gli israeliani non vogliono darsi la mano e neppure entrare dalla stessa porta, hanno trovato un luogo sul mare, tra l'altro è anche molto bello, dove ci sono due porte diverse, si siedono allo stesso tavolo, in mezzo ci sono i nostri militari che diventano quindi diventa un trilaterale, non è più un bilaterale, e lì vengono discusse tutte le cioè vengono evidenziate le possibili conflittualità, ne so, spazio aereo che viene infranto da aerei israeliani, oppure le acque, la divisione delle acque, i pescherecci, no? E lì si discute per evitare che quella situazione possa far rigenerare un conflitto. È rispetto alla situazione generale è un pezzo del lavoro, ma è certo che diventa un lavoro molto difficile che abbia poi un risultato complessivo se le condizioni a contorno non ci sono. Perché quando dicevo l'opzione militare non ha senso in sé per sé ed ha bisogno di tutto un lavoro che è politico, diplomatico, sociale, culturale, in Libano ormai da, mi pare che sia un anno, comunque da molto tempo non riescono a eleggere il Presidente della Repubblica. E questo è un problema di stabilità, perché in una situazione dove appunto potere ha una rappresentanza delle parti che compongono il Libano, questa è una situazione che ovviamente destabilizza notevolmente, e per questo dico, dentro alla parte, diciamo, di responsabilità che possiamo avere come militari, certamente se non c'è un contorno che ti crea un contesto per cui quel lavoro di
stabilizzazione del territorio si inserisce però in un percorso che diventa un percorso più ampio, però è molto difficile che nella situazione attuale con Hezbollah che sta combattendo in Siria e con diciamo l'Iran che anche riparte da una condizione nuova in cui senza le sanzioni economiche può anche avere una forza maggiore di quella che ha avuto fino ad oggi nel sostenere per esempio Hezbollah, ovviamente tu la situazione è una parte di un mosaico che si è rotto, ma senza mettere insieme, mettere diciamo in ordine anche altri pezzi del mosaico è molto difficile. Io penso che l'Italia, visto che come dicevo siamo una nazione importante ma non siamo una grandissima nazione ed è una cosa che ho scritto nel libro bianco, io penso che l'Italia in futuro, proprio anche perché diciamo nel Mediterraneo noi stiamo vedendo ci sono i principali conflitti, dovrà soprattutto impegnarsi in un'area diciamo più, di più maggiore pertinenza rispetto alle missioni che abbiamo svolto anche molto lontane, e arrivo adesso all'Afghanistan e spiego anche perché comunque in questo momento noi diciamo di rimanere, decidiamo di rimanere, e avendo anche una strategia geopolitica un po' più fatta nascere in proprio. Quando io dico è fondamentale per l'Italia ed è una scelta il fatto di essere in missioni decise da organizzazioni internazionali, non dico che non debba esserci un punto di vista dell'Italia sul quale, con il quale andare a premere perché certe decisioni debbano essere assunte. Il ritorno all'Afghanistan, ma voglio inserire un dato. Quando io mi sono trovata alla prima riunione della NATO, non avevo mai partecipato alla riunione dei ministri della difesa della NATO, non ho avuto una preoccupazione molto alta. Di fronte a un mondo appunto medio orientale che si stava scomponendo, con tensioni e conflitti in aumento, con il fondamentalismo islamico che cominciava a dare, non era ancora evidente come oggi, ma a dare dei segnali molto forti di volersi espandere e radicare, la discussione alla NATO sembrava esclusivamente legata al tema del fronte est. Certo, c'era in quel momento la crisi Russia-Ucraina, si capiva che questo fosse un tema forte, ma io ero abbastanza colpita dal fatto che non ci fosse per nulla nella discussione quello che stava avvenendo al sud. È un punto di vista che l'Italia ha portato con forza e con determinazione. Prima del successivo vertice NATO, approfittando del fatto che avevamo il semestre europeo, abbiamo fatto a Venezia una riunione con i ministri della difesa francese, spagnola e portoghese, perché prima del vertice del Galles noi volevamo mettere all'attenzione che non esisteva solo un fronte est, che è bene far parte di un'alleanza, ma l'alleanza deve farsi carico anche dei temi e dei problemi di sicurezza che vediamo particolarmente noi. Quindi su quello siamo poi riusciti ad arrivare, quindi il documento finale è un documento che mette fronte est e il fronte sud come i due fronti di attenzione che devono essere messi in evidenza dalla NATO. E non è un caso che un'esercitazione importante, che peraltro come sempre ha suscitato una serie di polemiche in Sardegna, ma è un'esercitazione che interessava Spagna, Italia e Portogallo ed era una cosa richiesta da noi che ci fosse un impegno dell'alleanza anche su questo fronte. Tornando al tema dell'Afghanistan e quindi anche per spiegare perché su un orientamento che io ho impostato ma che poi è stato approvato dal Consiglio Supremo di Difesa e dal Governo, cioè di pensare di proiettarci maggiormente in zone di pertinenza e dove comunque esista una possibilità per l'Italia di essere anche più forte come attore politico. Il tema dell'Afghanistan però è un tema anche questo legato in modo determinante a come operano le nostre forze armate nei diversi teatri. Quando con il governo Prodi, il secondo governo Prodi, si era deciso di concludere l'esperienza della partecipazione alla missione in Iraq, in quanto si era contraria a quella partecipazione. Io facevo parte dell'opposizione quando era stata decisa ed eravamo contrari. Però il ministro Parisi, prima di chiudere, da decisione assunta a giugno, se non ricordo male,
ci mise 6 mesi a chiudere la missione. Non perché si fosse deciso di rallentare lì, ma per una scelta precisa, data dal fatto che i militari che operavano sul terreno dicevano: la zona che ci è stata data come zona di stabilizzazione ha bisogno ancora di alcuni mesi per poter riconsegnare in modo certo alle autorità locali la sicurezza di quest'area. E così è stato fatto, anche rispetto ad una decisione che aveva allora diviso, come ricordate. Sull'Afghanistan sarebbe irresponsabile per l'Italia, che in tempi passati, cioè partecipa alla missione dal 2001, quindi stiamo parlando di ci ha partecipato in dimensioni cospicue, siamo arrivati fino a 4.200 militari in Afghanistan, e per questo aveva assunto anche un ruolo guida nella zona di Herat, dove era Fremont Nation, e da questo punto di vista quindi tutte le altre truppe che partecipavano avevano come guida l'Italia. Allora, oggi che Obama dice: abbiamo un po' troppo frettolosamente pensato che si potesse chiudere tutto il 2015, e oltre a questo ovviamente c'è anche un nuovo contesto, l'infiltrazione dell'ISIS e la frontiera sempre porosa con il Pakistan e possibili collegamenti fra Al-Qaeda e ISIS rendono, sarebbe dai responsabili in questo momento dire, dato che avevamo detto una data, ce ne andiamo esattamente in quella data, e quindi penso che l'Italia giustamente deve finire il lavoro che ha cominciato. Ma arrivo al tema dell'ISIS o del califfato. Io sono stata in Iraq, sono andata a Baghdad e a Erbil, e noi abbiamo in questo momento addestratori sia a Baghdad che a Erbil, e l'impressione che ho avuto, era per me la prima volta, mi recavo in quel territorio dell'Iraq, è un'impressione molto rappresentata molto bene da quanto diceva Lucio Caraccio. Lì l'idea non è soltanto la divisione fra il Kurdistan, i curdi e il resto dell'Iraq, ma la divisione fra sunniti e sciiti davvero ti fa venire il dubbio se quello possa essere un territorio che si tiene insieme. Peraltro con un'evidente influenza diversa del potere sciita in questo momento rispetto al potere sunnita, pur essendoci un governo che tiene insieme sciiti e sunniti, ma era evidente quando io parlavo con alcuni interlocutori politici il peso diverso. Ed è evidente, e qua mi rivolgo di nuovo ai militari, anche per come si stanno vincendo o perdendo alcune battaglie in Iraq, perché mentre gli sciiti combattono, mentre i curdi combattono con grandissima determinazione, i nostri militari che stanno formando ad Erbil i curdi ci raccontano che arrivano in tutti i modi, in bicicletta, con le scarpe meno adatte possibili, ma chiedono di essere addestrati. E non solo, ad esempio mi raccontavano che durante il Ramadan, quando non si potevano addestrare i curdi per motivi religiosi, si sono presentati i ragazzi yazidi che hanno detto: visto che ora non potete addestrare loro, addestrate noi, perché anche noi vogliamo combattere per tutto quello che stanno facendo alle nostre bambine, alle nostre mogli, per le uccisioni che ci sono state. Quindi da questo punto di vista una determinazione che non hai trovato, per esempio, in altre situazioni dove invece hai avuto delle sconfitte militari che, se guardavi i numeri, non erano comprensibili, perché i sunniti avevano numeri ben più alti di quelli che sono stati i terroristi del Daesh che hanno dato l'assalto. Allora, da questo punto di vista, anche per l'Iraq, immaginare che sia soltanto l'opzione militare è molto debole. E lì c'è un problema di capire come comunque il nuovo governo riesca ad essere più inclusivo. Se non ci riesce, è difficile che i sunniti si sentano coinvolti nella lotta contro l'ISIS, e senza quel pezzo è difficile che questa battaglia si vinca. Questo da un punto di vista
prettamente anche di analisi militare, ma il tema più complessivo, cioè dell'espansione di uno Stato che non guarda più quelli che sono stati confini nazionali, che abbiamo detto sono anche stati forse un po' giustapposti a questi luoghi, ma che di fatto ormai c'erano storicamente, e che immagina di ricostruire il califfato, quindi ripartendo da una suggestione storica e non solo suggestione, diciamo da una realtà che è esistita. Quale può essere il contrasto che viene dato a quel tipo di disegno? Facendo i conti che noi ne vediamo gli effetti più terribili, spesso li vediamo quando decapitano i prigionieri, quando rapiscono le bambine e ne fanno schiave del sesso, quando uccidono un archeologo davanti alla Palmira perché voleva salvare la città, e certamente ne hanno vissuto effetti terribili, che ne so, abbiamo citato gli yazidi oppure i curdi, ma non c'è dubbio che nello stesso tempo il modo in cui loro si muovono sui territori dove sono, cioè quella di costruire non so se chiamarle istituzioni, però ci sono i tribunali, ma ci sono anche dei servizi che vengono dati. Cioè la tecnica, per esempio, che ha usato Hezbollah per espandere notevolmente la propria il consenso di Hezbollah in Libano, che è stata quella di costruire rete di servizi, che in qualche modo ha cercato di seguire anche Hamas, ma diciamo gli è uscita meno bene come tipo di risposta, però è qualche cosa che in realtà sta avvenendo anche nei nativi del califfato. Allora, su questo è abbastanza evidente quanto dicevo prima rispetto al fatto che l'elemento militare è uno degli elementi. Cioè, se noi pensiamo, e io ne sono convinta non soltanto perché per lo sguardo occidentale che posso dare della situazione, ma perché ho parlato con tutti i principali interlocutori locali, che l'ISIS vada fermato, e io sono convinta di sì, non vorrei invitarlo all'ONU, diciamo, penso che vada fermato, perché l'idea del fondamentalismo e della purezza, che deve essere l'unico elemento con cui io per il quale io devo accettare che tu possa vivere e sopravvivere, è un elemento che io penso sia terribile. Ma qui è a quanto mai evidente che senza una strategia complessiva è molto difficile pensare di corrispondere. E su questo è ovvio che qui ci vuole, anche da parte dell'Islam moderato, un salto di qualità. Io ho apprezzato quando al-Sisi o altri leader, per esempio anche il Sheikh Mohammed, il principe degli Emirati, hanno lanciato messaggi all'Islam molto forti, dicendo il vero Islam non può essere quello che uccide, non può essere quello che stupra le donne, non può essere questo. Ma finora sono voci un po' isolate, non sono abbastanza, e non diventano un movimento. E questo è il primo passaggio, ed è secondo me la prima alleanza che noi dovremmo chiedere a quei popoli, perché detto da noi questo messaggio non è convincente, ma detto da loro invece lo può diventare. Così come invece possiamo aiutare su altri fronti, e qui ad esempio entro in un lavoro che sta facendo il ministro Padoan e non la ministra della difesa, che è quello dei flussi finanziari. Cioè noi siamo insieme agli Emirati co-leader nell'analisi dei flussi finanziari dell'ISIS, e abbiamo proprio trovato esattamente quanto diceva Lucio Caracciolo, cioè certamente c'è la vendita al mercato nero del petrolio, ma c'è moltissimo anche il fatto che queste operazioni, che a noi sembrano di pura propaganda, la distruzione dei monumenti, in realtà abbiamo trovato tracce per cui loro hanno ordinazioni precise di recuperare questa o quel reperto archeologico, che evidentemente vengono da occidentali che su quello lucrano con traffici ovviamente illeciti, ma che vengono da questo mondo. E quindi da questo punto di vista l'operazione di eliminare i flussi finanziari è un'operazione che io dico oggi è importantissima. Mi permetto di dirlo da Ministro della Difesa, forse anche più importante che non l'azione militare che si possa fare. Allora, che cosa
quali possono essere le mie conclusioni. Sulla Libia un po' sorvolato, perché oggettivamente noi siamo ancora in una situazione in cui la mediazione necessaria, perché senza un accordo anche tra i libici, qual è l'intervento che possiamo fare? Con che parte? Cioè, quando poi si dice la Libia è un problema, certo, la Libia è una questione di sicurezza anche per noi, certissimo, ma nel momento in cui c'è Tobruk e c'è Tripoli, e non solo, perché le divisioni tribali sono ben più ampie, che cosa fa l'Italia? Interviene a fianco di chi? Quindi purtroppo, diciamo, queste questioni vengono prima della possibilità di capire come intervenire e che cosa fare. E dicevo, per quello che riguarda le conclusioni che mi sento di fare, qua ritorno un po' più ordinata sulle impressioni che ho avuto dal libro. Da un lato l'Occidente ha una sua coesione, però deve immaginare anche che oggi quello che era il protagonista principale, lo abbiamo visto nei fatti, cioè gli Stati Uniti hanno detto da un po' di tempo all'Europa: c'è una parte di sicurezza che spetta a voi. Quindi in realtà l'orientamento del Libro Bianco sul Mediterraneo è anche connesso che noi dovremo sapere che quella sarà una realtà dove noi dovremo avere un protagonismo rispetto alla sicurezza più forte di quello che abbiamo in passato. Ed è anche il motivo per cui come in Italia abbiamo spinto fortemente perché ci fosse una missione europea sul contrasto agli scafisti. Non perché non fossimo in grado di farlo da soli, noi lo stavamo facendo con la missione Mare Sicuro, lo stavamo facendo. Ma per noi era importante per due motivi. Uno, perché volevamo che l'Europa cominciasse a farsi carico di questo problema. Da tempo dicevamo non può essere solo un problema italiano, l'Europa ha accettato questo punto di vista in modo completo solo quando si è aperto anche un fronte balcanico che non si riusciva più a trattenere, perché fino a quando era soltanto il Mediterraneo, diciamo, si era un po' più timidi. Però prima la missione di soccorso non era più italiana, Mare Nostrum è diventata una missione europea, Frontex, Triton, che si è anche triplicata rispetto all'inizio. Poi la missione militare contro gli scafisti, ripeto, noi lo stavamo già facendo, ma abbiamo voluto spingere sulla missione europea perché l'Europa, pensiamo, si debba prendere le proprie responsabilità, ma anche perché noi crediamo fermamente che quando parliamo di un'Europa che si assuma delle responsabilità rispetto a questi temi, bisogna, tra virgolette, dare il buon esempio e quindi spingere perché le missioni europee nascano. Pensate, ci sono 22 nazioni che partecipano a EUNAVFOR Med, sono circa 2000, in questo caso sono soprattutto marinai, non solo, c'è anche l'aeronautica, è mista anche quella, ma 1000 sono nostri, quindi da questo punto di vista gran parte del peso della missione è ancora però è stata una scelta. E da questo, per quello che riguarda il tema centrale, noi dobbiamo su questo però fare un salto forte e evidente. Ho citato il tema immigrati, pensate la fatica che si è fatta a far dire che Dublino era superata. Ripeto, fino a quando lo dicevamo solo noi, sembravamo parlare una lingua incomprensibile, sembravamo solo pensare ai nostri interessi particolari. Poi, un po' incredibilmente, una foto terribile di un bambino morto, che sembrava dormiente, con le mani paffutelle, che ha intenerito ciascuno di noi, però ha immediatamente, diciamo, dato una scossa emotiva anche ad altri leader europei. Un po' preoccupante perché nel frattempo molti altri bambini erano morti nel Mediterraneo. Non avevamo visto le foto, ma molti altri bambini erano morti, quindi però. Ma anche adesso, nonostante questo, avete visto anche a Malta, la discussione fra il dire che Dublino è superata e poi la realizzazione che ci sia una solidarietà reale è ancora un percorso abbastanza piuttosto lungo. Ma se su un tema dove è così evidente che l'Europa deve assumerlo, cioè era evidente dall'inizio, adesso è passato, ma è stato lento questo passato. Beh, se l'Europa non dà una marcia diversa e non immagina, per esempio, che per quello che riguarda una strategia di sicurezza del Mediterraneo e di contrasto all'ISIS, elabora
un'azione che, come dicevo prima, deve essere complessiva e forte, che tiene insieme l'aspetto culturale, i flussi finanziari, la politica, la diplomazia, l'aspetto economico, lo sviluppo e anche l'aspetto militare, oppure questo caos che si è creato c'è il rischio che non si riesca più a riportare ad un ordine, qualsiasi ordine potrà essere in futuro.